Allora, invece voglio arrivare da Francesco Borgonovo, vedo che è arrivato anche lui, lo saluto, lo ringrazio, buon anno anche a te Francesco. Oggi tu dici campagna contro i Novax, però francamente le evidenze che stiamo vedendo nei vari ospedali italiani sono tutte molto simili, cioè in terapia intensiva, in situazione grave ci finiscono i Novax e questo comporta però un elemento di stress complessivo del sistema che forse... Dico forse, le persone che hanno fatto tutto quello che dovevano, si sono vaccinate una, due, tre volte, vorrebbero anche non vedere più, no? Perché poi alla fine la verità è che tutte queste immagini ci danno a 2 anni di distanza un'ansia terribile. Ma intanto faccio presente che il numero dei morti è decisamente superiore a quello dei non vaccinati e dei vaccinati rispetto a quello dei non vaccinati. È vero che la percentuale di possibilità che il non vaccinato finisca in terapia intensiva o abbia conseguenze gravi più alta, però nel numero complessivo, quindi nella pressione sugli ospedali, noi vediamo che con i vaccinati da ciclo completo da più di 120 giorni sono 1.298 i decessi contro 1.170. Però su quali numeri, scusa Francesco, è più di 80% sono vaccinati in Italia, quindi tu capisci che i numeri sono talmente differenti che sì, parlare ma di... questo l'abbiamo detto, lo diciamo ogni volta, e il problema è il numero complessivo, cioè se noi parliamo di pressione sugli ospedali dobbiamo guardare quali sono i numeri totali, no, delle persone che sono presenti e ci rendiamo conto che tra i ricoverati nei reparti ordinari la metà, anzi appena qualcosina in più, sono vaccinati. Quindi se anche domani sparissero i Novax avremmo comunque una pressione sugli ospedali, i quali ospedali per adesso sono al 15% di terapie intensive e 23% circa sui reparti ordinari. L'ultimo dato che mi è arrivato è 17% in realtà. 17%, oggi. Benissimo. Quindi noi scontiamo evidentemente, come avete detto prima col professor Galli, che è stato fortunatamente per lui curato con i monoclonali, cosa che non succede a tutti, scontiamo delle difficoltà di sistema e in questa finanziaria ad esempio mancano i denari per avere più infermieri, che sono quelli poi che devono stare nelle terapie intensive. Io non conosco esattamente la situazione del cervello, però del cervello all'ospedale ovviamente, però se noi andiamo a vedere cosa sta succedendo in questi giorni, chi denuncia difficoltà sono le stesse regioni che storicamente hanno sempre avuto difficoltà nel curare i pazienti. Quello è sicuro, lo stesso De Luca, diciamo. Quindi non possiamo dire, cioè io quando sento dire colpa dei Novax, quando oggi di fatto anche per legge una persona con 2 dosi è equiparata a Novax,